Il giro di prostitute di lusso a Prato, sgominato dalla polizia, aveva coordinate ben precise, corrispondenti ai 6 alberghi sparsi nella città, all'interno dei quali facoltosi clienti potevano permettersi di spendere fino a 150 euro per una prestazione sessuale o addirittura 500 per la notte intera con una ragazza. Gli alberghi dove avvenivano i rapporti, secondo quanto indicato dalla procura, sono stati il Wall Art, il Datini, il Luxury, lo Charme, il Golf Hotel e il Sollevante, ma solo in un caso gli albergatori sarebbero stati a conoscenza del giro. Solo nel caso del Luxury Hotel gli inquirenti avrebbero in mano elementi che dimostrerebbero la consapevolezza dei titolari nel giro di prostituzione all'interno dell'albergo. Le attività illecite avvenivano nell'intimità delle stanze chiuse degli alberghi. Residenti e commercianti delle zone circostanti non avevano notato giri strani, con solo qualche eccezione. No, da queste parti non si è sentito dire niente. C'era e non si vedeva? C'era e non si vedeva. Molto tranquilla, non c'è mai stato niente, no. In passato, in alcune riunioni di condominio, era venuto fuori dai vari condomini che era uscito un discorso che c'era un giro di prostituzione nel condominio. Ora non so di specifico se in una casa, se in un garage, se in un qualcosa di simile. Venne fuori questo discorso. Dopo i 6 arresti, questo giro di prostituzione è stato ufficialmente stroncato, ma i riflettori sulla questione sicurezza rimangono ben accesi in città.